Non ho lasciato la mia casa per dipendere dagli altri. Ah, sei fortunato ad essere ancora vivo. Non è abbastanza, forse? Voglio restare libero, anche se dovessi morire nel tentativo. Ringrazio Ombrosa per me. Mi ha già ripagato per averla salvata. E grazie anche a te, Corvo. Ah, sei un pazzo scatenato. Audace? Dove sei? Audace? Audace? Ah, se n'è andato, andato. Quel cucciolo è un tipo testardo. Ma così morirà? Si è diretto verso la fattoria, ma non vuole essere aiutato. Preoccupata per te. Ormai posso cavarmela. E come? Quell'arvicola ti è sfuggita. Non preoccuparti. Ho in mente qualcosa di più grosso. Seguimi. Ma c'è il cane. E anche gli uomini. Un uomo mi ha azzoppato. Quindi un uomo dovrà nutrirmi. Adesso devo fare a modo mio, Ombrosa. Altrimenti, è come se non avessi lasciato il parco del daino bianco. Sì, ti capisco. Basterebbe che ne prendessi solo una. Seguilo! Oh, bravo, bene. No, smettila, basta, basta. Dobbiamo aver preso la volpe sbagliata. Lasciala lì, è inutile insistere. Ci penserà la natura a completare il lavoro per noi. Ah! Ah!
Stavolta ce l'hai fatta per un pelo. Ringrazia la tua buona stella. Sembra che abbia preso la mia ultima gallina. Ah, e adesso? Che cosa farai? Non ne ho idea. Vuoi ancora vivere alle spalle degli uomini? Che cos'altro posso fare? Non potrei prendere neanche un topo in trappola. Forse vale la pena di fare un tentativo in città. Città? Che cos'è una città? Oh, tutte case, niente campi. Uomini dappertutto, ma molti rifugi e possibilità di frugare tra i rifiuti. Gli uomini hanno l'abitudine di buttare via di tutto. Mi mostrerai dove si trova? Beh, se sei disposto a dividere le prede. Siamo d'accordo. Vai finché è buio. Dirò a Umbrosa che te ne sei andato e ti raggiungerò più tardi. Come troverò la strada? Segui il rumore e è come un brusio continuo man mano che ti avvicini. Dì a Umbrosa che mi mancherà.